Sarà un festival che vedrà tantissimi artisti, Enigma, Alpioni, Terra Uniti, Connoltis e tanti altri. Ci sarà un sacco di iniziative, un torneo di calcio antirazzista. Speriamo in una partecipazione molto, molto numerosa. Ed è un festival che anche quest'anno però vede l'ordinanza del sindaco Carozzi della Lega che chiude di fatto il paese, vieta la vendita dai bar di alcolici e altre bevande, e quindi ci dispiace per i cittadini di Pontida che anche quest'anno si devono vivere una versione limitata del proprio paese e non appieno come pensavamo, come abbiamo visto è possibile fare l'anno scorso. Noi abbiamo puntato a fare questo festival lì a Pontida proprio perché abbiamo l'ambizione di far sì che la tradizione, la vulgata, l'immaginario rispetto a Pontida come culla della Lega venga eroso nel tempo. Infatti noi pensiamo che comunque questo festival debba diventare anche questo tradizione e che possa quindi intaccare il monopolio leghista su Pontida. È un simbolo di una lotta che vorremmo riuscire a portare a livello nazionale riguardo al senso comune razzista che questo paese ha in questo momento. Cioè come si riesce con determinazione, col tempo, ad erodere l'idea di Pontida, quello della Lega, noi vorremmo riuscire a togliere quello che nei fatti è, cioè l'Italia in questo momento è un paese razzista, e vorremmo riuscire a far sì che con tante iniziative e con una lotta quotidiana e determinata si riesca a raggiungere questo obiettivo. Venerdì, per esempio, ci sarà a Bergamo, come è stato in tante altre città, un presidio per l'apertura dei porti davanti al comune, ci sono comunque tante iniziative e vorremmo far sì che Pontida, il festival antirazzista e migrante di Pontida, diventi una di queste e riesca ad essere un po' l'esempio, il simbolo e al tempo stesso anche un punto di ritrovo per tutte queste cose. Ci saranno un sacco di, per esempio, di interventi riguardo al tema, ci saranno dei combattenti italiani che sono andati a combattere in Kurdistan, ci saranno delle testimonianze dalle ONG del mare come la Sea-Watch che saranno presenti, ci saranno ovviamente le voci dei migranti. E ci sarà anche questo torneo del calcio antirazzista con squadre di rifugiati, anche di autoctoni di Pontida che si contenderanno sia il premio sia anche il miglior giocatore avrà una delle magliette autografate proprio da Balotelli che ha dato la sua disponibilità a questo e a contribuire al festival in questo modo. Poi vedremo se Mario riuscirà a dare anche altri contributi, però siamo, diciamo, è un work in progress questo.